Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale YouTube, la prima partitona dell'anno 2020, un bel match a fazioni con la SD Centauri Software Club. Buona visione! La giocata prevedeva due fazioni con rispettive aree respawn e campi base conquistabili, con all'interno del campo base c'era praticamente una botte rifornimenti, chiamiamoli così, dei rifornimenti da dover rubare alla fazione avversaria, portarla dentro il proprio campo base e difenderlo per 30 minuti. Una volta diciamo ottenuti entrambi i rifornimenti, sia i propri che quelli della fazione avversaria, il gioco era vinto. Diciamo che le squadre erano molto equilibrate, infatti la partita è durata un bel po', cioè nessuno ha vinto alla fine praticamente, siamo riusciti a conquistare i campi base ma non siamo riusciti a tenere le botti, e poi nel mezzo del gioco io ho cambiato il fucile da sniper, l'elite, perché c'erano troppi cespugli e troppi rametti, non si riusciva veramente a giocare a colpo singolo, si faceva una fatica bestiale, quindi visto che ce l'avevo mi sono preso l'MK18 e ho iniziato a frullare dei pallini. Infatti continuate a guardare il video fino in fondo perché ci sono tante kill, sono riuscito a fare un aggiramento veramente bello, sono stato soddisfatto della situazione. Vi lascio guardare, qui stiamo cercando di andare verso il loro campo base ma come vedete è pieno di cespugli. Oltretutto avevamo anche il sole contro, quindi si faceva una fatica bestiale ad individuare, non ho voglia di rifarlo, quindi andiamo avanti così, i nemici. Quelli cattivi, insomma, praticamente. Qui mi sono spostato, diciamo, in una posizione un po' più corretta, quindi ho cercato di andare a favore del sole in modo che loro ce l'avessero poi negli occhi, ma erano talmente infrattati che si faceva veramente una fatica mondiale. Abbiamo provato ad attaccare da lato, come vedete io sparo ma ci sono talmente tanti cespugli che è veramente difficile. Abbiamo provato diversi aggiramenti, dopo ovviamente mi hanno colpito alle spalle, quindi ciao il nostro grandissimo Iwo che mi ha preso alle spalle con lo sniper. Lui ha giocato col dispatch, però ha giocato in una posizione diversa rispetto a quello che volevo fare io volevo attaccare e quindi ho fatto molta più fatica. Sentivo effettivamente qualche rumore, infatti vedrete, eccolo qua, tac, mi ha preso a colpo singolo su una clip che ha fatto un rumore molto più particolare rispetto al solito. Ecco qua invece, sono tornato all'area respawn, sono tornato in vita, cerchiamo di fargli un bel giro insieme a un compagno di squadra, il nostro amico Gallo, cerchiamo di fare un giro alle spalle, ecco, arrivargli praticamente sotto la bandiera. Ci proviamo piano, come vedete l'area di gioco è veramente fitta nonostante sia inverno, e qui c'è una stradina che scende e ci porta direttamente alla loro bandiera. Il problema era che forse abbiamo messo le aree respawn un po' troppo vicino, quindi ce li trovavamo praticamente in bocca ogni volta che tornavano in vita, però non ci sono stati troppi problemi, era una giocata tra amici in associazione, quindi tutto è andato per il verso giusto. In questo momento dirò al mio compagno di mettersi nella posizione più in alta a sinistra in modo da coprirmi le spalle e io piano piano scenderò giù per questa stradina e mi posiziono perché ho sentito rumori, sembra che qualcuno stia arrivando. Tac, ed infatti era così. Mi sono rifatto contro sempre lui, Iwo, che stava venendo su, uno pari. Continuo ad andare giù piano, ma purtroppo tac, alle spalle vengo preso da un avversario che ha eliminato prima il mio compagno in stealth, veramente silenzioso, è stato bravissimo, e poi dopo anche me.
Qui invece ho fatto il giro al contrario, quindi invece di passare dall'alto ho deciso di passare dal basso, ho fatto un giro enorme, enorme, veramente grande, gli sono arrivato alle spalle e ho beccato, eccolo qua, il nostro amico Baldo. Poi mi sono intestardito a colpo singolo a voler venire su sparando come un pazzo in mezzo a mille rovi e ho fatto una cagata. L'avversario invece aveva un fucile a raffica, ma che se non ha rafficata io sono morto. Mi sono un po' arrabbiato sul momento, ma non è stata assolutamente colpa sua, sono stato un pirla io. Quindi se avete un fucile a colpo singolo non andate come dei pazzi verso i cespugli, se avete la raffica sì. Nel frattempo sentite il cellulare che fa bip 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 bip. E qua ho cambiato ulteriormente il giro, quindi mi sono avvicinato praticamente frontalmente in mezzo a 1200 cespugli, rami, rametti e qui avevo già l'MK18, quindi da qua cambia un po' la storia. Là il buon vecchio MK18 non si smentisce mai. Allora adesso cosa faccio adesso? Fammi vedere un po' qua dal video. Praticamente mi guardo un po' intorno per controllare la situazione e parlare un attimo con i miei compagni e poi vado giù verso sinistra, vedete dove ci sono 800.000 alberini, rami, rametti, mi infilo là in mezzo, praticamente da là sono di fronte al loro campo base, alla loro bandiera, e rimango in questo boschetto per diverso tempo. Infatti vedrete nel video che sono infrattato sotto un albero rotto e sopra di me passa una stradina dove spesso e volentieri gli avversari passano per andare ad attaccare il nostro campo base. Ora vedrete che faccio un piccolo taglio del video perché sennò è eterno, non passa più, e mi infilo, vediamo, eccolo qua, qui in mezzo a 200.000 rovi e inizio a vedere un po' di resistenza. Il colpo d'occhio vuole la sua parte, quindi fortunatamente sono riuscito a vederne uno contro sole e qui in mezzo. Vedete che qua cerco di andare avanti in ogni modo, facendomi strada appunto in mezzo ai cespugli, ai rovi, agli spini. Sono arrivato a casa che ero dilaniato, stando sempre attento ovviamente alla parte sinistra, che adesso dal video voi magari non riuscite a vedere, però a sinistra, ecco, sto guardando adesso, c'è la stradina che vi dicevo prima, quindi devo stare molto basso altrimenti rischio di essere individuato. E ecco l'albero che vi dicevo, qui c'è un albero, è un punto abbastanza tattico, bello strategico. Iniziano a spararmi, mi butto sotto e cerco di stare nascosto. Hanno più o meno sentito dove sono, ma non hanno ancora capito dove. Infatti ecco da qua inizia l'ingaggio con l'avversario, però diciamo che sono stato forse in questo caso un po' più fortunato a far passare i miei pallini rispetto all'avversario. Ci guardavamo in faccia, ci sparavamo 200 milioni di colpi, ma veramente non passavano né da una parte né dall'altra. Difatti c'era poco poi da arrabbiarsi, come magari può succedere in questi casi. Finalmente con grande fortuna sono riuscito a prendere mio avversario in questo caso Snake, e proseguo verso la loro bandiera, il loro campo base, sempre stando, insomma, diciamo che ho tagliato una bella parte di video perché sono stato lì nascosto un bel po', onde evitare ci fosse qualche altro nemico, chiamiamolo così, e vado piano piano verso il loro campo base. Sembrerebbe in questo caso che non ci sia praticamente più nessuno, perché mi hanno poi avvisato, ecco qui c'è un cadavere, è morto? Iwo che scende, un cadavere che cammina, mi hanno avvisato, vi dicevo, che ci stanno attaccando in massa il nostro campo base, perché nel frattempo noi siamo riusciti, non avete visto nel video perché un'altra squadra ha fatto un altro giro, a rubargli appunto il rifornimento. Quindi se riusciamo a tenere tutti e due i rifornimenti nel nostro campo base per 30 minuti, vinciamo la giocata.
quindi in questo caso io arrivo, non c'è nessuno nel loro campo base, alza la bandiera nostra nel colore blu, così ho conquistato anche il loro campo base, diciamo un punteggio in più, anche se al fine del gioco a noi non serve a niente, però è una cosa in più carina da fare. E cosa faccio? Mi avvio ad aiutare i miei compagni alla difesa del nostro campo base, e chi vi becco mentre sto tornando in là? Una marea di persone che stanno attaccando, tutte rivolte di spalle. Non c'è cosa più bella, ragazzi, guardate che meraviglia. Erano riusciti a riprendersi il loro barile di rifornimenti, fortuna che sono arrivato dalle spalle e ho fatto una grandissima serie di morti, chiamiamoli così, di kill, come dicono tanti, e quindi sono riuscito a sistemare un attimo la situazione. Qui vedete un po' di cadaveri morti che vanno in giro, tornano alle loro rispettive aree respawn. Quindi la giocata ricomincia, riparte mezz'ora di tempo, e io cosa faccio? Torno un'altra volta nella posizione di prima, perché mi piace questa posizione, una posizione, vedete, ecco la strada che vi dicevo, faccio passare gli avversari in modo che non mi sgamino, non mi trovino, e poi mi rimetto lì e li attacco alle spalle. E questa volta si erano fatti più furbi, infatti vedete, quello che ho eliminato era, diciamo, la loro retroguardia, però mi sa che loro non se ne sono accorti, perché noi, vedete, qui ho un mio compagno, torniamo un'altra volta dentro al loro campo base, il loro campo base è completamente abbandonato, ma ci sta, perché loro stanno cercando di attaccarci in ogni modo. Però cosa succede in questo momento? Noi riconquistiamo il campo base avversario, poi adesso io mi metterò in difesa del campo base avversario, in modo che se riconquistano per caso il nostro barile non possono entrarci, ecco. Però c'è un problema, che il respawn dura 5 minuti, quindi l'avversario che adesso è stato colpito sa che noi siamo in questa posizione, e quindi e con questa kill abbiamo terminato questo primo gameplay del 2020. Spero che vi sia piaciuto, come ho già detto altre volte non sono un grande esperto di montaggi gameplay, però spero comunque che vi piaccia. Anzi, se avete dei suggerimenti da darmi, potete tranquillamente commentare con qualche suggerimento intelligente, grazie. Quindi pollicione in alto se vi è piaciuto. La giocata è terminata dopo circa 3 ore e mezza, con un pareggio, quindi tutti contenti, tutti felici. E condividete il video, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale e basta. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!